Intanto saluto le compagne e compagni di Vicenza. Beh, sino ad oggi quello che ci hanno narrato è che la co-belligeranza italiana era limitata all'invio di armi. Io direi che dal 24 febbraio a oggi il ruolo dell'Italia è stato centrale, per la guerra, è stato centrale anche in alcune operazioni militari che sono state fondamentali e che hanno segnato, il conflitto. Mi riferisco innanzitutto al ruolo dell'intelligence. Dalle basi militari italiane, penso particolarmente a Sigonella in Sicilia, a Pratica di Mare a Roma, decollano quotidianamente velivoli italiani, statunitensi e della NATO che raggiungono il Mar Nero, raggiungono il confine con l'Ucraina ed effettuano vere e proprie operazioni di spionaggio di intelligence, ma ancora di più forniscono alle forze armate ucraine le coordinate degli obiettivi che poi vengono colpiti con i sistemi missilistici o con le armi sofisticate inviate in questi mesi. Direi una delle operazioni più drammatiche anche dal punto di vista di perdite di vite umane e che tra l'altro ha segnato un punto di non ritorno in questo conflitto risale al 15 aprile di quest'anno, quando fu affondata nel Mar Nero la fregata lanciamissili Moskva, che era l'unità portabandiera delle forze armate russe nel Mar Nero. Bene, quell'operazione effettuata con missili delle forze armate ucraine di fatto fu monitorata, seguita, accompagnata, sostenuta e probabilmente anche coperta da un pattugliatore americano decollato dalla base di Sigonella che raggiunse proprio la Moscova e fornì tutte le informazioni per colpire l'obiettivo, dando tra l'altro conferma reale che si trattasse dell'unità portabandiera. Ovviamente a questo si aggiunge anche il ruolo di proiezione di alcune infrastrutture per vere e proprie operazioni militari, proprio per restare nel nord-est. Non dimentichiamo che in questo momento il reparto centrale strategico delle forze armate statunitensi schierato a ridosso della Russia, penso particolarmente in Lituania e in Polonia, è comportato da unità della 173ª Brigata Aviotrasportata che ha proprio sede a Vicenza. E dall'aeroporto di Aviano esattamente partono costantemente i ponti aerei per rifornire di uomini, mezzi e sistemi d'arma questo reparto strategico delle forze armate USA proprio in contenimento della Russia. Apro una parentesi, la 173ª Brigata Aviotrasportata non è presente in questo territorio, in questo scenario di conflitto soltanto dopo il 24 febbraio. Già dal 2014 è provata la presenza degli uomini partiti da Vicenza per la formazione e l'addestramento delle unità d'eccellenza delle forze armate ucraine, tra l'altro anche della famigerata Guardia Nazionale Ucraina, dove dopo il 2014 furono cooptati alcuni dei battaglioni neonazisti che operavano liberamente e che hanno di fatto combattuto in Donbass. L'Azov è uno dei più rinomati. Pertanto è una presenza, come potrei dire, storica ed è una presenza che ha compromesso enormemente le possibilità che si evitasse lo scatenamento di questo conflitto. Aggiungerei il ruolo che le forze armate italiane stanno sostenendo nella co-belligeranza. Noi abbiamo in questo momento reparti schierati in Lettonia, abbiamo reparti schierati in Ungheria, abbiamo trasferito dalla Romania alla Polonia, tra l'altro a meno di 100 km di distanza da Kaliningrad, l'enclave russa tra Polonia e Repubbliche Baltiche, quattro cacciabombardieri che effettuano anche lì operazioni di vera e propria provocazione militare, che pertanto accelerano la presenza, la co-belligeranza italiana. Ecco, questo è per fare una sintesi il ruolo che le basi italiane, ovviamente non dimenticando il ruolo centrale in Toscana e di questo grande hub che si è realizzato tra l'aeroporto di Pisa, Camp Darby, il porto di Livorno, perché è l'area da cui vengono rifornite in sistemi di armi pesanti e mezzi sia le forze armate ucraine, ma ovviamente anche le forze armate statunitensi che a mo' di tenaglia stanno circondando Russia e Bielorussia. Personalmente ritenevo già in tempi non sospetti che il rischio di guerra nucleare da questo conflitto
conflitto fosse tutt'altro che remota. Sono appena rientrato da Kiev e sinceramente torno profondamente amareggiato col dramma e la convinzione che in questi ultimi mesi c'è stata un'ulteriore escalation, non soltanto dal punto di vista della guerra convenzionale con un enorme numero di vittime, ma che di fatto non è assolutamente propaganda, non sono assolutamente mere minacce quelle che vengono fatte da Putin alla NATO e che la NATO immediatamente rilancia verso la Russia. Hai parlato di armi nucleari tattiche, ormai tranquillamente gli strateghi a Mosca come a Washington, la NATO, ritengono che questo conflitto possa prevedere l'utilizzo di queste testate, tra virgolette, limitando il conflitto, limitando le distruzioni in aree geografiche. Ovviamente, se pensiamo alle armi nucleari tattiche, dobbiamo ricordare le B-61 ammodernizzate con il prefisso 12, presenti in due basi italiane, la base di Aviano in provincia di Pordenone e la base di Ghedi in provincia di Brescia. Sono state basi che in tempi non sospetti, nell'ultima decade, hanno visto un enorme potenziamento, un enorme rafforzamento dei bunker proprio per in vista dell'ammodernamento di queste testate. E vorrei ricordare che proprio nelle ultime settimane, a Ghedi in particolare, sono atterrati i cacciabombardieri F-35 acquistati dall'Italia, che in questo momento sono schierati ad Amendola in Puglia, che tra l'altro stanno operando anche nei Balcani e stanno operando a ridosso dell'Ucraina in questo conflitto. Ebbene, proprio per preparare la possibilità che in caso di crisi e in caso di guerra gli stessi cacciabombardieri italiani possano essere armati con le testate nucleari che in questo momento sono uso e proprietà esclusiva delle forze armate statunitensi. Questo nella logica strategica che queste armi nucleari non soltanto risiedono in Italia per le forze armate statunitensi, ma potrebbero anche essere utilizzate dall'Italia. Consentimi che non è un caso che neanche due mesi fa proprio i cacciabombardieri F-35 sono stati in missione in addestramento nel deserto del Negev in Israele, accanto ai cacciabombardieri F-35 israeliani che già da tempi operano con testate nucleari che sono pronti a poterle sganciare in Iran o in altri paesi del Medio Oriente. Questo per dire che l'escalation nucleare non riguarda soltanto NATO e la Russia, ma riguarda direttamente il nostro paese, non soltanto perché ospitante, ma perché le forze armate, l'aeronautica militare italiana si sta preparando anche all'uso di armi nucleari tattiche. Sì, hai toccato due aspetti importanti. Il primo aspetto è quello dell'obiezione di coscienza, della diserzione e del rifiuto di imbracciare le armi. Su questo se ne parla pochissimo, o magari se ne parla soltanto a senso unico, enfatizzando quello che accade in Russia. Io credo che ci troviamo a un fenomeno di massa che riguarda i tre paesi in questo momento direttamente coinvolti nelle operazioni di guerra: Russia, Ucraina, Bielorussia. Credo che possiamo stimare realmente in centinaia di migliaia giovani tra i 18 e i 30 anni, anche di adulti tra i 30 e i 60, che sono l'età che possono in questo momento essere utilizzati per combattere, che di fatto attraverso anche la fuga, attraverso il tentativo di espatrio, hanno messo profondamente un granello in questo ingranaggio che sembrerebbe una narrazione unica verso la logica delle armi e della guerra. Io credo che questo debba essere un aspetto che vada valorizzato dal movimento No War, per quanto sia debolissimo in Italia, e credo che proprio possiamo fare tantissimo a sostegno del diritto all'obiezione di coscienza e alla diserzione nei paesi in guerra, garantendo il massimo sostegno a chi è sottoposto a processi enormi. In Ucraina la legge è stata peggiorata. Oggi chi non si presenta alla coscrizione rischia oltre 10 anni di guerra e di galera, e tra l'altro in una situazione in cui rischia anche personalmente, perché le organizzazioni di estrema destra attaccano violentemente tutti i giovani che rifiutano la logica delle armi. Dobbiamo imporre all'Unione Europea e al futuro governo italiano che venga riconosciuto il diritto di asilo, lo status di rifugiato politico, a chi ha deciso di non imbracciare le armi. E questo penso possa essere un obiettivo calzante.
Poi ponevi la questione del conflitto. Questa guerra ha un'enorme contraddizione in sé. Sembra una guerra del secolo scorso, una guerra di trincea, una guerra in cui avanzi un metro, avanzi dietro, ma dall'altra parte è diventato il grande laboratorio sperimentale delle nuove tecnologie di armi di distruzione di massa, tra l'altro in particolare delle armi automatizzate, armi che violano qualsiasi principio del diritto internazionale umanitario in termini di guerra. Non sono soltanto i droni, ma sono le loitering arms, sono armi intelligenti, veri e propri droni kamikaze che si fanno esplodere colpendo l'obiettivo. Questo è il grande vantaggio militare, oltre l'intelligence, i dati che vengono forniti dagli aerei della NATO e dagli aerei italiani che sorvolano il Mar Nero. E questo impone anche ovviamente un problema anche per quello che sarà l'inverno. Ecco, quello che abbiamo colto sia negli incontri istituzionali, sia negli incontri con la società civile, con gli obiettori di coscienza, col movimento pacifista ucraino, è la profonda preoccupazione che questa guerra non riprodurrà quello che è accaduto in passato. Penso alla campagna napoleonica contro la Russia zarista, penso all'attacco dei nazisti fermatosi a Stalingrado, in cui l'inverno russo blocca e congela la guerra. Al contrario, quelle tecnologie che si stanno sperimentando e questi sistemi di istruzione garantiranno un'ulteriore escalation, indipendentemente dal nucleare, un'ulteriore escalation nei mesi invernali. Un inverno che, a detta di tutti, sarà un ulteriore dramma che si sommerà ai drammi di questi mesi. Sarà un inverno che peggiorerà enormemente le condizioni di disastro umanitario per gli sfollati di questo conflitto. Non ci sarà assolutamente nessuna possibilità di accesso alle fonti energetiche e pertanto riscaldamento, oltre al fatto che l'inverno lì sì bloccherà la possibilità che i convogli con aiuti umanitari raggiungano le parti più distrutte dei territori. Dall'altra parte invece vedremo un'escalation, perché se i mezzi pesanti russi avranno difficoltà a mobilizzarsi nel paese, al contrario, le nuove tecnologie di istruzione, soprattutto i nuovi sistemi d'arma. Ormai il Congresso statunitense ha varato, ha autorizzato anche il trasferimento di missili a medio raggio, che pertanto potranno anche superare abbondantemente il confine con la Russia. Ecco, sarà un inverno drammatico, e anche per questo mi permetto di fare un appello alle compagne e compagni: non pensiamo che questa guerra è lontana, non pensiamo di poter fare l'errore di schierarci come gli hooligans in una curva o nell'altra, tifando per una delle parti. Dobbiamo fare in tutti i modi per impedire l'escalation, perché questa guerra già ci vede coinvolti come co-belligeranti, ma potrebbe anche vederci come vittime di un conflitto esteso a livello globale, a livello generale.